VLTV, la tua TV. Cittadella dello sport verso l'abbattimento dei costi energetici. L'inizio di settembre coincide con la ripartenza a pieno ritmo delle attività anche alla cittadella dello sport, risolto il braccio di ferro fra ente proprietaria degli impianti e concessionaria. Oggi va avanti il modello di gestione in-house da parte del comune, che si pone il problema di ridurre le spese energetiche prima ancora di pensare ad un nuovo modello di gestione della storica struttura sportiva. Gli uffici comunali stanno vagliando l'ipotesi di accendere un mutuo con il credito sportivo per ottenere un importante finanziamento con cui si possa definire un progetto di massima per l'autonomia energetica degli impianti e abbattere notevolmente le spese correnti, un progetto che sarà oggetto di approfondimento nei prossimi giorni da parte dell'amministrazione comunale, che ne illustrerà i dettagli. Dopo aver espresso le proprie preoccupazioni per l'assottigliamento del numero delle società sportive, il presidente della CONI, Liddu Schiavo, scruta l'orizzonte puntando i riflettori proprio sulla cittadella dello sport. La mia recente dichiarazione è stata equivocata, dice, ho definito stupido non l'agire lo stato mentale dei dirigenti della Conottieri Ortigia, la quale riconosco come eccellenza dello sport siracusano, bensì la scelta di sottoscrivere una convenzione che impegnava la stregua di un progetto di finanza una SD priva di personalità giuridica e capacità imprenditoriale. Meglio sarebbe stata la creazione di un consorzio fra pubblico e privato al quale affidare la gestione degli impianti, dove ognuno avrebbe potuto agevolmente sostenere il proprio ruolo e i costi di competenza attraverso un consiglio di amministrazione misto. Lo dissi almeno 5 anni or sono, in calza Schiavo, che quella convenzione proposta dal comune non era idonea al bisogno, ma naturalmente non venne ascoltato, poneva troppe obbligazioni alla società concessionaria, tra le quali l'accesso al credito sul quale non avrebbe potuto prestare garanzie sull'immobile, non essendone legittimi proprietari, e troppe limitazioni sull'uso della struttura. Nel firmare la convenzione si trattò di superficialità, in quanto all'ente proponente si trattò, a mio avviso, di vera e propria incompetenza. Sequestro minore nel Catanese, 2 arrestati a domiciliari, 2 africani vittime, un algerino 17enne. Avrebbe sequestrato un 17enne algerino a Caltagirone, in provincia di Catania, accusandolo di aver sottratto loro alcuni documenti e per farseli restituire l'avrebbe malmenato, ferito con un coltello da cucina, sottoposto a servizie e minacciato di abusi sessuali fin quando la vittima non è riuscita a fuggire. E quanto la procura di Caltagirone contesta 2 uomini, un 30enne e un 20enne originari di Ghana e della Sierra Leone rispettivamente, che sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona, lesioni aggravate, minacce e tentata violenza sessuale. Il GIP di Caltagirone ha convalidato i fermi. A dare l'allarme tramite il 112 sono stati gli amici della vittima, che si sono accorti della sua assenza dalla comunità di accoglienza che li ospita. Secondo quanto emerso nell'ambito della prima fase procedimentale, dicono gli investigatori, è emerso che i 2 arrestati avrebbero tenuto segregata la vittima nella loro abitazione nel centro storico di Caltagirone e dopo aver assunto alcol e droga l'avrebbero sottoposto a sevizie. Il giovane algerino sarebbe stato malmenato anche con un tubo di gomma per l'irrigazione. Sia il tubo che il coltello con il quale lo avrebbero ferito sono stati sequestrati. Dopo essersi liberato, l'algerino è stato raggiunto dai carabinieri e condotto dai soccorritori nell'ospedale Gravina Santo Pietro. Per ridurre i rischi connessi ad una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante l'inverno e per rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, il governo ha messo in campo un piano nazionale di contenimento dei consumi di gas per il periodo 1 agosto 2022-31 marzo 2023. In merito ai risparmi, le stime dell'impatto di tutte le misure di contenimento portano ad un potenziale risparmio di circa 5,3 miliardi di metri cubi di gas, che sale a 8,2 con le misure volontarie promosse tramite una campagna di sensibilizzazione. Le misure da adottare riguardano massimizzazione della produzione di energia elettrica nel settore termoelettrico con combustibili diversi dal gas, contenimento nel settore riscaldamento, un insieme di misure comportamentali nell'uso efficiente dell'energia, contenimento volontario dei consumi nel settore industriale. L'insieme del contributo atteso dalle prime misure porta ad una riduzione dei consumi coerente con il 15% del regolamento europeo, pari quindi ad almeno 8,2 miliardi di metri cubi di gas naturale. Al momento la produzione di energia elettrica da termoelettrico sta consumando più gas naturale rispetto agli analoghi periodi degli anni precedenti a causa dei consumi elettrici molto elevati. È stato stimato che la massimizzazione della produzione a carbone e olio delle centrali esistenti regolarmente in servizio contribuirebbe per il periodo 1 agosto 2022-31 marzo 2023 ad una riduzione di circa
circa 1,8 miliardi di metri cubi di gas naturale. Nei piani di risparmi, un capitolo è dedicato anche ai bioliquidi, cioè ai liquidi derivanti da biomasse, in genere oli vegetali. Sotto l'ipotesi di massimizzazione del potenziale, a partire dal mese di ottobre 2022, si eviterebbe il ricorso al consumo di gas per circa 290 milioni di metri cubi di gas e al contenimento del riscaldamento con limiti nella temperatura, nelle ore di accensione e nei periodi di attività per i riscaldamenti. Procedono in parallelo i percorsi dei due rigassificatori acquistati da Snam per aumentare l'autonomia energetica dell'Italia dalla Russia. Entro ottobre dovrebbe completarsi l'iter autorizzativo sia per quello di Ravenna sia per quello di Piombino, con le due navi che dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2023. Secondo i piani di Snam, quello di Piombino dovrebbe essere attivo in pochi mesi, mentre ci vorrà un po' più di tempo per attivare quello che sarà ormeggiato al largo del porto di Ravenna. I rigassificatori sono delle grandissime navi che servono per portare il gas naturale dallo stato liquido a quello gassoso, permettendo così di utilizzare quello estratto in paesi che non sono collegati all'Italia con i gasdotti. Ma se gli iter autorizzativi sono più o meno allo stesso punto, con i rispettivi presidenti di regione, Bonaccini e Giani, nominati commissari, le due vicende potrebbero avere un percorso diverso. Mentre a Ravenna infatti c'è un sostanziale consenso sull'arrivo della nave, a Piombino le contestazioni sono molto accese. Ciò dipende anche dal fatto che mentre quello ravennate sarà ormeggiato a 8 km e mezzo dalla costa, quello di Piombino dovrà stare almeno per i primi anni nel porto. La conferenza dei servizi è il tavolo chiamato a dare la prima autorizzazione. Ne fanno parte, oltre a Snam, Ministero e Regione, tutti i soggetti che in qualche modo sono coinvolti nel progetto, a partire dai comuni, fino ad autorità, associazioni, rappresentanti di interesse. In entrambi i casi c'è un iter con tempi abbastanza ridotti per arrivare al via libera definitivo entro la fine di ottobre. VLTV, la tua TV.